Via libera del Consiglio europeo all'accordo sulle tutele per i rider. Le nuove regole avranno l'obiettivo di migliorare le condizioni di lavoro e regolare l'uso degli algoritmi da parte delle piattaforme digitali. Secondo il nuovo accordo, l'uso di algoritmi sarà infatti reso più trasparente per garantire che i sistemi automatizzati siano monitorati da personale qualificato e che i lavoratori abbiano il diritto di contestare le decisioni automatizzate. In order to ensure that this economy, which is an important economy, doesn't maltreat people systematically, treat them as, you know, day-to-day workers, that you can, without sick leave, without, you know, any pension rights, without any rights at all, basically, that we have to put an end to that. This is a first step, but a lot will have to be done at national level, of course. Il testo dell'accordo sarà ora messo a punto in tutte le lingue ufficiali e adottato formalmente dal Consiglio e Parlamento europei. Una volta completate le fasi formali dell'adozione, gli Stati membri avranno 2 anni per recepire le disposizioni della direttiva nella loro legislazione nazionale.